Oltre 100 aerei in arrivo da tutta Italia, molti dei quali costruiti dagli stessi piloti che ci hanno volato fino a Fano. Sono i numeri del 46esimo raduno nazionale CAP, il Club Aviazione Popolare, sodalizio che unisce gli appassionati di tutta Italia che realizzano con le proprie mani gli aeroplani con cui volano. Un concorso evento organizzato dall'infaticabile Aeroclub Fano, che in collaborazione con la società aeroportuale ha predisposto al meglio lo scalo cittadino per accogliere costruttori e semplici appassionati che hanno riempito il piazzale dell'aeroporto Enzo e Walter Romiccioli per tutto il fine settimana. Una grande festa che conferma la vitalità e la rinnovata energia di tutta l'area aeroportuale. Un'ottima occasione anche per le strutture turistiche che tra sabato e domenica hanno fatto registrare il tutto esaurito. Tantissimi e di tutte le tipologie gli aerei esposti. Tra le tante meraviglie anche tre maestosi T-6 Texan, restaurati alla perfezione. Aerei militari americani della Seconda Guerra Mondiale che hanno attirato l'attenzione di grandi e piccoli. E una a tre giorni da venerdì, dove già i primi velivoli sono arrivati venerdì mattina, che sfrutteranno quindi non solo l'aeroporto di Fano nella giornata, ma che rimarranno anche nei nostri hotel, nei nostri ristoranti, e soprattutto ci saranno velivoli che vengono un po' da tutta Italia. Per fortuna la meteo non è così brutta come si pensava, quindi quest'oggi, dove dovevamo avere pochi arrivi, abbiamo avuto un notevole arrivo di velivoli. Alla cerimonia delle premiazioni hanno partecipato anche il vicepresidente del Consiglio regionale Minardi, l'assessore all'urbanistica Paolini e il consigliere regionale Boris Rapa, che hanno sottolineato la vicinanza della politica alle potenzialità dell'aeroporto, che molto probabilmente ospiterà anche il prossimo anno il raduno CAP, un'occasione preziosa per creare indotto nelle prime settimane di settembre. Sì, naturalmente lo scopo dell'aeroporto è quello di poter creare eventi per far sì che ne beneficiano poi tutto il territorio, gli alberghi, i ristoranti. Non a caso mi dicono che sono tutti gli alberghi pieni grazie anche alla manifestazione dell'aeroporto, per cui bene venga questo aeroporto e le manifestazioni che grazie all'Aeroclub, grazie al CAP e grazie alla Fano Fortuna è presente anche oggi qui a Fano. Quindi una nuova stagione, diciamo che adesso l'aria che si respira all'aeroporto è positiva. Sì, grazie a tutta la collaborazione che si è creata con tutti gli operatori, come dicevo, qui all'aeroporto speriamo che continui sempre meglio questa situazione.